Una volta ero felice, appagata, sguazzavo nella mia piscina privata primordiale. Poi un giorno, per ragioni al di là della mia volontà, sono stata schiacciata ripetutamente dal crudele collo dell'utero di mia madre Leslie. Mi sono difesa bene, ma ho perso. Era la prima volta, ma non sarebbe stata l'ultima. Sono nata 3 giorni dopo l'11 settembre. I miei hanno passato 2 giorni in ospedale, coccolandomi sotto la luce soffusa della TV, mentre guardavano le torri che cadevano più e più volte, finché il lutto non ha lasciato il posto al torpore. E poi, senza preavviso, un'infanzia di ceto medio in un sobborgo americano. 13, 14, 15, 16... Cosa guardi, Ru? 17... Ru? Amore? 1, 2, 3... Che fai, Ru? Sembra affetta dal disturbo ossessivo compulsivo. Non ho subito abusi fisici. Deficit di attenzione. Non mi mancava l'acqua pulita. Ansia generalizzata. Nessuna molestia da parenti. E forse il disturbo bipolare. Ma è un po' troppo piccola per dirlo. Quindi spiegatemi questa merda. È il modo in cui il tuo cervello è programmato. Molte persone fantastiche, geniali, simpatiche, interessanti e creative hanno avuto la stessa patologia che hai tu. Per esempio? Vincent Van Gogh. Sylvia Plath. E la tua preferita, Britney Spears. Oh! Oh my God! She is completely tall.